nuovissimo video. In questo video vi volevo mostrare i prodotti per la base che tengo nella mia pochettina da tutti i giorni. E come avete visto nel video che cosa ho nella mia pochettina di qualche tempo fa, che comunque cercherò di mettere qui o giù nell'info box, in questo video vi volevo mostrare i prodotti che tengo nella mia pochettina da tutti i giorni, però prodotti per la base viso. E comincio subito dal mostrarveli. Allora, parto dicendo che il blush non lo vedrete nella pochettina perché mi piace cambiarlo giorno giorno a seconda di come mi sento di umore, che ho quelli più scuri, quelli più rosati, pescati, quindi quelli li cambio. Allora, mi viene alla mano questo pennello per primo, che è questo qua, l'F103 di Wacom, quello diciamo che io uso per stendere il fondotinta o la BB cream, per quel che si voglia, ed è questo che mi piace tantissimo. Poi ho la cipria, questa qui di Wacom, la 01, la compact powder, che può essere usata anche soltanto come fondotinta minerale, ma io la uso come cipria perché mi piace più così. Ho poi questo kabuki di Essence, che io uso per il blush. Ho il mascara di Sephora, questo V for Volume nero, quello classico di Sephora. Poi nella mia pochettina tutti i giorni ho questa crema di Yves Rocher che tengo qui, che comunque ho quasi finito, però la metto prima della base. The Professional di Benefit, questo è quello da 22 ml, diciamo la taglia media, che ho appena cominciato e la metto dopo la crema di Yves Rocher e prima del fondotinta della BB Cream, e mi ci sto trovando super bene. Infatti penso che quando andrò di nuovo da Sephora mi comprerò un'altra taglia di The Professional. Vorrei provare The Professional, quello in gel per la pelle grassa, per non lucidare la pelle, diciamo. Poi ho la BB Cream di Mesauda, che è questa, una delle mie preferite di questo periodo. Se volete fatemi sapere qui sotto se vi può interessare il video dei prodotti watchati preferiti dei mesi, diciamo degli ultimi mesi. E questa qui è la numero N401 Light, e con questa mi ci sto trovando super bene e l'applicatore è fatto così. Quindi questa vi dico già che è un top e che comprerò di sicuro. Ho poi lo Perfect Skin Foundation di Mesauda nella colorazione 101 Natural Rose, che è troppo secca e non si stende bene adesso, soprattutto d'estate che ho la pelle grassa. Magari preferisco utilizzarla d'inverno, infatti l'ho un po' accantonata e vi farò sapere poi nei mesi autunnali come mi ci sto poi trovando. Ed ha l'applicatore simile a quello della BB Cream. Poi ho il primer, questo qua è di Essence, 2-in-1 shadow e primer nella colorazione 02 Nude Rosé, che uso prima dell'ombretto occhi. Il Prolonger Concealer di MAC nella colorazione NV20, e ve ne voglio parlare poi in un video specifico a parte. Poi ho il pennello, questo qua di lo shading brush di Real Techniques, che io uso praticamente per andare a mettere sulla palpebra il primer di Essence. Poi ho questo pennellino di Essence a lingua di gatto così, che in realtà sarebbe per il correttore, ma io vado a utilizzare per opacizzare la palpebra mobile con un ombretto chiaro, perché se no ho notato che con questo primer qui di Essence l'ombretto non si sfuma bene se non utilizzo prima un ombrettino chiaro per sfumare. Poi ho questo eyeshadow e il blender brush, questo qui un blush da sfumatura che vedete sporco perché ho utilizzato questo qui, l'ho usato per sfumare nella palpebra
nella parte finale dell'occhio per sfumare l'ombretta. E per questo trucco, che non so se riuscirete a capire, cioè se lo riuscite a capire bene, ho utilizzato la palette di Kat Von D, quella per gli occhi. Poi ho la matita, la Casual Pencil di Debbie, questa qui blu, che non ho utilizzato oggi, ma oggi ho utilizzato la Wacol nera per questo trucco. Poi fondamentalmente sono tutti prodotti che vorrei riuscire a terminare in questo periodo e quindi vedrete poi in un video più in là, però comunque sono i prodotti che utilizzo tutti i giorni. Poi ho il Too Faced Better Than Sex Mascara, che era di una mini size, che sto quasi finendo, sto quasi per terminare, che ho rivalutato molto nell'ultimo periodo e quindi mi sta piacendo un sacco e non sono molto convinta su ricomprarlo, però ora ci penso su. Poi ho l'F111 di Wycon, questo qua che utilizzo per la cipria, che è bello bombato e che adesso mi rimetto poi un altro po' di cipria quando finisco il video, perché questo trucco mi deve durare tutto il giorno. Poi, come ultimo prodotto che ho nella mia pochettina da tutti i giorni, che però non ho utilizzato, è questo rossetto qua di Mulac che si chiama 28 Cherie e niente, e che mi piace tanto. Niente ragazzi, questi qua erano tutti i prodotti che ho nella mia pochettina, dei prodotti da tutti i giorni. Spero che il video vi sia piaciuto. Se volete vedere la Makeup Collection, scrivetemelo qui sotto, che vi farò un aggiornamento. E poi a breve vi farò anche un altro aggiornamento, perché ho fatto un po' di acquisti, quindi appena mi arrivano, tra un paio di giorni mi dovrebbero arrivare, quindi vi faccio vedere anche gli acquisti, che sono veramente tanto soddisfatta di averli fatti, non vi svelo niente. E ci vediamo presto con nuovi video.